Ha sei ali e tre teste da cui vomita odio. Lui è l'origine di tutto il male. Lui che all'alba dei tempi ha osato addirittura ribellarsi a Dio. Però, posso dire una cosa? A me i ribelli piacciono. I santarellini... mica tanto. Il rock è una storia di ribelli, fin da quella misteriosa notte degli anni 30 in cui Robert Johnson vendette la propria anima al diavolo in cambio del potere di suonare e cantare come nessun altro. Morì subito dopo, anche lui a 27 anni, ma non senza essere diventato il più grande uomo di blues di tutti i tempi. E come tutti sanno, il rock deriva dal blues. Ma perché i ribelli ci piacciono tanto? Perché i ribelli sono il sale della vita, sono quelli che mettono in moto le cose, altrimenti il mondo sarebbe un posto fermo e noioso. Il male non solo è affascinante, ma in un certo senso è anche necessario. Chiediamoci perché, dopo il vissero felici e contenti, le fiabe non ci interessano più. Chiediamoci perché della Divina Commedia di solito ci ricordiamo proprio l'inferno, come abbiamo fatto anche noi stasera. E lo stesso Dante, come abbiamo visto, è specializzato nel dire una cosa e nel farcene pensare un'altra. È un po' diabolico, pure lui. Quindi, alla fine è normale se per il diavolo si prova un po' di simpatia. Myself, I'm a man of the will and taste. I've been around for a long, long year. Stole many men's soul and faith. Was around when Jesus Christ at this moment. Thank you.
Thank you.